presentazioni di cui sono sicuramente molto, molto onorata e vorrei insieme a lui parlare un po', introdurre questa seconda parte su inclusione sociale e su quello che l'industria 4.0 ci prospetta dal punto di vista proprio anche dei servizi. Quindi lascio la parola a Gianni Botti e naturalmente avremo modo anche di dialogare insieme. Francesca, buongiorno a tutti. Io proverò, senza andare fuori tema, dopo aver sentito parlare di eccellenze nelle nostre città e di servizi, di due aspetti. Uno che mi è stato indicato nel titolo, quello di Industria 4.0, per fare una prima considerazione. La considerazione è presto fatta. A valle del processo di Industria 4.0, poi capirete perché vi parto da questo, solo l'8% delle aziende italiane ha pienamente capito e percorso, iniziato il percorso di Industria 4.0, utilizzando i fondi governativi, non utilizzando via di seguito. Un 30% di aziende si dice tuttora molto interessata a innovare, integrare il manifatturiero con il digitale per migliorare la propria azienda, ma c'è addirittura un 30% di imprenditori, di aziende, che dice che del digitale non gliene può fregare di meno, anzi che la reputa una complicazione perché i propri dipendenti non saprebbero utilizzare le tecnologie digitali e quindi è fortemente determinato a non utilizzare questa parte. Questo per dire che c'è una resistenza nella popolazione, anche delle imprese, all'introduzione delle nuove tecnologie. Seconda considerazione, se noi andiamo a vedere gli indicatori europei, l'indice DESI, quello che dà l'idea dell'utilizzo del digitale e delle tecnologie in Europa, l'Italia notoriamente è tra il 25esimo e il 26esimo posto, a turno ci sta dietro solo la Romania e la Bulgaria. E se andiamo poi a scavare un po' di più, andiamo a scoprire che siamo tra i peggiori utilizzatori per prenotare viaggi in Europa, siamo tra i peggiori utilizzatori per prenotarci il teatro piuttosto che le altre attività ludiche. Siamo tra i peggiori utilizzatori dei servizi bancari, tra quelli che usano, grazie, tra quelli che utilizzano, perché non va bene. Forse va adesso. Spero si sia sentito. Tra i peggiori utilizzatori del sistema di pagamento bancario e potrei andare avanti a declinare questi dati. Per dire cosa? Che noi in questi anni abbiamo lavorato, le aziende hanno lavorato molto per stimolare l'offerta del mercato, ma è giunto il momento di stimolare la domanda e lo dico proprio a rappresentanti di amministrazioni comunali, di erogaservizi, perché se noi prepariamo dei bellissimi servizi, delle app, lo sentite alcune molto belle stamattina, ma non c'è un mercato di utilizzatori dall'altra parte, cioè in una parola, se non alfabetizziamo il paese, se non facciamo quello che Alberto Manzi mi dicono, io più o meno non l'ho visto, però più o meno in quel momento lì ha alfabetizzato l'Italia, con la TV di Bianco e Nero ha spiegato come si faceva la lavagna, si imparava l'alfabeto, le parole, i congiuntivi e gli aggettivi. Bene, se non facciamo questa attività sul digitale, noi parliamo di cose in un club ristretto, abbastanza rispetto. E vi dico l'ultima considerazione, sempre su questo filone, e cioè che noi siamo tra i primissimi utilizzatori del telefonino cosiddetto, dello smartphone, chiamandolo come volete. Quindi l'Italia ha un livello, tutti ne abbiamo uno e mezzo a testa, non mi ricordo il dato esatto, abbiamo quasi due a testa. Quindi siamo altissimi per l'utilizzo, ma non utilizziamo i servizi. Non sappiamo le potenzialità che ci sono dentro a questo affare che abbiamo in tasca. Quindi, il primo grande tema che io metto su questo tavolo, in aggiunta a quelli dei servizi che ho sentito fino a qui, molto interessanti, è quello della cosiddetta inclusione sociale, cioè noi dobbiamo creare un mercato. E il primo compito dell'amministrazione comunale
La seconda considerazione che voglio fare riguarda quello che io dico sempre, le rompere del digitale alla fine del fordismo, che hanno cambiato le dimensioni del vivere, dell'abitare e l'organizzazione delle nostre città. Qui a Padova, perché dico di Padova, ci stiamo battendo anche come associazione di categoria, come Confindustria, come Camera del Commercio, per la cosiddetta soft city, che è la smart city delle imprese, cioè un pezzo di città che per chi conosce un po' Padova, dalla stazione di Valastanga e arriva al sud della zona industriale. Qui ci sono circa 3.000 aziende di servizi innovativi e tecnologici e dopo Milano è di gran lunga, se avessimo un satellite e vedremo punteggiato, di gran lunga l'epicentro del nord-est, la capitale dei servizi innovativi. Qui ci sono le telco, c'è il tipo camere, ci sono i grandi network dell'IT e un'infinità di piccole e medie aziende in quest'area. Bene, se noi non riusciamo a sviluppare questo tipo di città, questi pezzi di città dove si produce PIL, dove si produce occupazione, tutto il resto che noi facciamo è fine a se stesso. Chiaramente io dico l'arco vino delle imprese, però senza impresa non andiamo da nessuna parte. Quindi secondo warning, il secondo ragionamento che voglio mettere su questo tavolo è quello di lavorare sicuramente al servizio dei cittadini, ma la PA deve fare uno sforzo grande al servizio delle imprese. E mi riferisco proprio a Padova, e mi spiace che non ci sia Arturo Lorenzoni, perché è giunto il momento di entrare all'interno dello sportello unico di Infocamere, perché ci sono tutte le città italiane ed è giusto, lo dico oggi a via social, che anche Padova entri in fretta. Se c'è qualche giornalista che lo riprenda, che ci sta questa news. Bene, l'ultima considerazione che volevo mettere sul tavolo è che io non parlo di Padova, quindi lo dico qui, ma parlo un po' in generale. Io ritengo che le amministrazioni che guidano le nostre città siano mediamente, poi ci sono le eccellenze come abbiamo sentito oggi, culturalmente impreparate a governare questa nuova ondata di cambiamento. Siamo tutti stupiti, che so, dall'auto che si guida da sola, quando si va in convegno ci divertiamo a raccontare l'auto che si guida da sola, se non stiamo parlando di una cosetta. Siamo tutti colpiti dalla domotica, dai lampioni intelligenti, però stiamo riflettendo molto poco sulle disparità sociali, sulle potenzialità offerte dalla predittività, e questa sarà la grande sfida dei prossimi anni. Noi stiamo lavorando molto sul predittivo, perché saremo in grado veramente di precedere i cambiamenti sociali, non indovinare cosa succede stasera o domattina. E poi sul grande tema delicatissimo della violazione della privacy e la detenzione dei dati. Soprattutto, dal mio punto di vista, non valutiamo per un limite culturale, perché alla fine questo non è tecnologia ma è cultura, la nostra incapacità di utilizzare l'infinità di dati generati da tutte le nostre attività digitali, e sto pensando in particolare a quelli generati da Internet Things, dall'IoT. Pensando a cosa? Che vada ripensato, e anche questo ve lo lancio come tema di discussione, Francesca. Un nuovo welfare cittadino, cioè per 50 anni le nostre città si sono rette su salute, istruzione, assistenza sociale, cioè il welfare di una città è fatto oggi mediamente in Europa occidentale su questi tre temi, la salute, l'istruzione e l'assistenza sociale, sorretto dalla fiscalità generale, labor intensive, soprattutto nel settore. Ma questo sistema palesemente, per motivi sociali, economici, perché siamo cambiati tantissimo, non regge più e non è in grado di dare le risposte che hanno bisogno delle nuove sfide. Allora noi dobbiamo ripensare il welfare al tempo del digitale, un welfare che risponde in tempo reale come siamo abituati noi, un welfare che sia profilato su ciascuno di noi. Abbiamo degli esempi, degli inizi in Italia, dico per esempio per ora purtroppo quando parlo con i consigliati siamo ancora mezzo aborto, nel senso che non è decollato speed, però
credo che il digitale debba essere visto come il motore della sostenibilità nella quotidianità urbana, ma non solamente pensare che il digitale sia innovazione e velocità di processi, ma che sia un grande strumento per il miglioramento della vita di ciascuno di noi. L'industria 4.0, così mi riallaccio con il punto di inizio, quando siamo stati in Germania a vedere Fraunhofer Institute, a vedere le aziende tedesche come l'hanno impostata, bene, noi abbiamo visto che loro hanno puntato sull'ottimizzazione dei processi produttivi, sulla riduzione del personale, sull'efficientamento della linea di produzione. Ma l'industria 4.0 non è solo questo, è l'industria che mette l'uomo al centro e le città nostre devono mettere l'uomo al centro. È, come dicono i giapponesi, di Society 5.0, che è l'evoluzione giapponese dell'industria 4.0, è non solo mettere l'uomo al centro della nostra città, ma domandarci alla fine, ma tutta questa rivoluzione digitale che doveva portare più democrazia, più giustizia nel mondo, perché la stiamo facendo? Bene. La mia risposta è, prima di tutto, per vivere meglio ciascuno di noi la propria vita quotidiana nella nostra città. Questa deve essere la risposta che ogni amministrazione deve dare ai propri cittadini. Grazie. Allora, grazie Gianni, sicuramente un intervento illuminante, nel senso che ha posto delle riflessioni molto molto interessanti. Qui mi riallaccio a quello che fa Via Social e anche a Via Social Day, ovvero un'associazione che nasce proprio con l'intento di fare dialogare il cittadino con la pubblica amministrazione, ma anche con l'impresa, perché prima nella sessione precedente abbiamo visto l'intervento di tante eccellenze, ma soprattutto, per riprenderne una, Gruppo Brescia Mobilità, dove si diceva l'azienda ci crede molto, l'azienda crede, investe e investe in queste nuove competenze, cioè le vede come un valore aggiunto, quindi assolutamente in linea con queste caratteristiche. Ancora una volta Via Social, che è questa associazione che mette proprio in relazione e vuole promuovere l'uso del digitale, ma anche ascoltare tramite poi l'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale quello che è l'impatto del digitale sul cittadino, sulla società. Appunto questa mattina abbiamo aperto con dei dati che sono i dati, un'anticipazione di quello che l'Osservatorio, e di cui sono appunto membro del Comitato Scientifico, ha voluto condividere, ed è questa partecipazione del cittadino alla vita pubblica anche attraverso gli strumenti digitali e questa volontà di svecchiare anche un po' la comunicazione utilizzando questi nuovi strumenti e sistemi. Per cui ci sono tante attività, tante iniziative che stanno andando in questa direzione e per fortuna diciamo ci portano in una crescita costante. Quello che dicevi tu è assolutamente fondamentale nel mondo dell'impresa, cioè l'imprenditore oggi, hai ragione, il suo 30% lo confermano costantemente anche le risposte che vengono date, cioè ma io non ci sono, ma io fatturo anche senza l'utilizzo del digitale, ma io non ho bisogno di tutto questo perché perdere tempo. Questo aspetto del perdere tempo e della non competenza, che poi è venuto fuori anche questa mattina, è importantissimo avere delle competenze digitali. In questo poi ce lo racconterà anche la professoressa, è importante creare e costruire delle competenze sempre più specializzate. Per cui ti ringrazio per questi spunti, spero che arrivino, visto che c'è uno streaming attivo e popolato, anche non solo alle orecchie della nostra platea, ma ad un pubblico più allargato. Quindi assolutamente grazie. Sempre per parlare di cittadino al centro, ma anche di sicurezza e di sistemi per la gestione del traffico, ho qui con me Andrea Greggio, che è amministratore delegato della Semaforica, che vorrei ci parlasse appunto di questa gestione della città anche attraverso la sicurezza del cittadino in primis, e poi ascolteremo anche tutto l'aspetto di
Exam è una società che nasce con l'obiettivo di offrire sistemi e soluzioni integrate per la gestione del traffico e della mobilità. Ad oggi lavoriamo nell'integrazione degli ITS, quindi degli Intelligent Transportation System, per applicare conoscenze delle telecomunicazioni, dell'elettronica e dell'informatica, con l'ingegneria dei trasporti, la pianificazione, progettazione e gestione dei sistemi di trasporto, appunto il traffic management system. E questa integrazione di disciplina è finalizzata a migliorare la sicurezza della guida, all'incolumità delle persone, e alla sicurezza e alla protezione dei veicoli e delle merci, alla qualità e efficienza dei sistemi di trasporto per i passeggeri, e quindi ottimizzando quello che sono le risorse naturali e rispetto per l'ambiente. Le tematiche relative ai sistemi per la gestione del traffico che affronteremo oggi, possiamo suddividerle in tre aspetti. Abbiamo appunto la criticità, lo stato dell'arte e le soluzioni possibili che andremo a vedere. La mobilità oggi in Italia è contraddistinta da una serie di problematiche che influiscono sulla qualità del servizio. La preponderanza appunto del trasporto su strada, che ad oggi presenta delle percentuali molto elevate del trasporto su Roma e su Italia, congestione elevata intorno ai centri all'interno e all'esterno dei centri urbani, dove abbiamo la presenza delle scuole che incide notevolmente sul traffico cittadino, la mancanza dei mezzi pubblici che porta ad un aumento del numero dei veicoli in circolazione. Quante volte vediamo in strada circolare le auto, io mi soffermo soprattutto di mattina quando porto i figli a scuola e noto un sacco di autovetture con una persona a bordo. Le condizioni meteo che incidono notevolmente nei disagi legati al traffico, vediamo che basta una pioggia, una condizione meteo avversa che il traffico subito va in diminuzione. La presenza di attività produttive in prossimità delle aree urbane con notevole afflusso di mezzi pesanti e quindi vulnerabilità del sistema in improvvise piogge, quindi innalzamento dei fiumi e sottopassi completamente allagati, abbiamo visto insomma proprio di recente in questi anni che portano a problematiche notevoli da questo punto di vista. Qua vediamo appunto alcune immagini di problemi che sono legati proprio al traffico in questa maniera. E il traffico ha una serie di conseguenze dirette con effetti negativi appunto sulla circolazione, sulla sicurezza degli automobilisti. Quindi elevata incidentalità stradale, il traffico eccessivo provoca tamponamenti, provoca disagi. Abbiamo visto come negli ultimi anni le società automobilistiche più affermate insomma presentano soluzioni per la frenata autoassistita di emergenza, per la correzione del controllo di corsia, quindi per evitare sbandamenti improvvisi. L'inquinamento atmosferico, che non è dovuto solo a quelli che sono i gas di scarico dei veicoli, ma è che è dovuto a tutto quello che sono gli scarti dei pneumatici, quello che sono l'usura dei freni, della frizione, il deterioramento stesso della strada, che poi hanno tutta una serie di conseguenze sulla salute e il benessere delle persone. L'inquinamento acustico, oggi il traffico veicolare rappresenta una delle principali forme di disagio per i cittadini. Questa mattina appunto quando si parlava i cittadini sono molto social anche dal punto di vista del traffico, tutti esperti e tutti pronti a criticare queste problematiche che non sono soprattutto di
sul territorio e sull'abitato circostante. I costi di investimento elevati per l'iter burocratico che queste infrastrutture comportano e non per ultimo i tempi di realizzazione che nel nostro paese sono un problema quotidiano. Tempi di realizzazione perché si parte dallo studio di fattibilità, si passa alla progettazione preliminare, a quella definitiva, esecutiva, affidamento dei lavori ed esecuzione dei lavori, collaudo dell'opera e a volte le opere, una volta collaudate, non sono neanche più attuali, sono cambiate le esigenze perché siamo in una società che si muove in maniera molto ripetitiva, molto rapida. Qual è l'approccio innovativo, quello che proponiamo noi appunto come azienda? Razionalizzare e gestire l'esistente ove possibile. Questo per consentire i trasporti in un'ottica di sistema di servizio e una pianificazione sapiente in funzione delle esigenze dell'utenza, razionalizza l'uso delle infrastrutture esistenti e quindi ottimizza i flussi di traffico. Il ruolo fondamentale appunto è quello dei dati di traffico, che siano non solo ad uso statistico, importantissimo nel suo motore, ma che siano dati di traffico fruibili dai dispositivi a campo per integrare le reti di trasporto pubblico e quindi per avere un'intermodalità efficiente per i passeggeri. E quindi parcheggi connessi con mezzi di trasporto pubblici, bici, car sharing, eccetera, eccetera. Lo stato dell'arte ad oggi, per quello che ci riguarda, è la risposta a queste criticità con lo sviluppo di una piattaforma alternativa di alto livello che è T-Max. È una piattaforma con software da PC e da app disponibile, è composta da moduli dedicati a seconda delle e la piattaforma si prefigge lo scopo di gestire impianti semaforici centralizzati, di rilevare il traffico, di stimare i tempi di percorrenza, di prevedere quello che è il traffico in tempo reale, di gestire la priorità semaforica. Noi a Padova gestiamo la priorità semaforica del tram di Padova, oltre a fare la manutenzione di tutti gli impianti semaforici, quindi abbiamo proprio la localizzazione del mezzo in tempo reale e generiamo l'apertura delle finestre di verde in maniera che il tram possa rispettare quello che sono i tempi di percorrenza stimati. E abbiamo appunto la possibilità da PC e da smartphone di monitorare in tempo reale tutto quello che sono i parametri dell'impianto semaforico, di resettare gli allarmi, di intervenire sui modi di funzionamento, di modificare i cicli semaforici. E questo tutto a disposizione appunto degli utenti per avere una viabilità migliore. La piattaforma poi appunto, come citavo prima, ha la gestione dei sistemi di priorità del trasporto pubblico locale mediante sensori a campo e mediante l'interfacciamento con gli esistenti sistemi di AWM, di localizzazione dei mezzi. Le richieste di priorità vengono elaborate dal sistema, processate ed inviate al regolatore semaforico che si occupa e attua semaforica richiesta. L'operazione poi si conclude con la liberazione dell'incrocio. Per risolvere i problemi della congestione del traffico e fornire strumenti adeguati, informazioni appunto corrette al pubblico, T-Max si prefigge anche di informare gli utenti su quello che sono i parcheggi disponibili e quindi fruire di quello che sono le disponibilità proprio di parcheggio. E tramite anche delle app dedicate andiamo a mettere a disposizione proprio del cittadino quello che è l'indirizzamento al parcheggio, il famoso parking meters. E in tantissime città questo è un problema, la gente ha delle abitudini e va a cercare il posto disponibile sempre nelle stesse locazioni, quando magari sfruttando quelli che sono i parcheggi scambiatori e quindi sfruttando delle disponibilità che le amministrazioni mettono servizio del cittadino, che però il cittadino non è abituato a sfruttare, ecco che la piattaforma si prefigge tramite delle app dedicate e il parking meters di indirizzare il cittadino all'utilizzo di questi parcheggi e quindi di ridurre quello che sono poi i disagi. E utilizziamo la stessa piattaforma per il controllo dei sottopassi allagati negli ultimi anni, è un problema molto sentito per le amministrazioni. Ci sono stati, ahimè, anche dei casi di decessi, quindi di persone che in caso di condizioni climatiche avverse si sono infilate su questi sottopassi
decisive che mettano in risalto la problematica cittadina in maniera che non vada ad infilarsi insomma in questo sottofasi a rischio della vita. Ecco. Il tutto è controllato con delle telecamere che registrano anche questi eventi in maniera da avere sempre tutto contestualizzato quello che è successo in queste circostanze. Ecco, qui arriviamo forse sulla parte più interessante, la gestione della mobilità in logica dinamica da sistemi open source, e qui andiamo a citare quello che sono Google Traffic e Waze. Waze, come tutti sapete, è un navigatore GPS che si differenzia dagli altri navigatori per la spiccata componente social. E i suoi utenti possono trovare indicazioni stradali rapide e precise, ma possono anche essere d'aiuto, quindi conferire in maniera social, condividendo informazioni sullo stato del traffico, sulla presenza di incidenti e su molto altro ancora. Google Map, nella stessa modalità, con la modalità traffic, ci fa vedere in tempo reale quello che è il traffico direttamente sulle mappe. Penso che, come si diceva prima, il cellulare ce l'abbiamo tutti, sono strumenti che utilizziamo tutti i giorni, e vediamo come ci danno delle informazioni su percorsi alternativi o tempi di percorrenza stimati eccessivi. Ecco, immaginate di avere questi dati che sono fruibili in maniera open source e di integrarli su quello che sono gli impianti semaforici, e quindi avere le informazioni da questi sistemi dinamicamente e avere appunto la possibilità di prediligere arterie con flussi di traffico maggiori aumentando i tempi di verde al semaforo, okay? Senza l'installazione di sensori, quindi utilizzando quello che è disponibile in maniera open, quello che usiamo quotidianamente tutti quanti, e avendo quindi una riduzione di tutti quelli che sono i costi di manutenzione, i costi indiretti, costi che magari il cittadino non lo sa, ma le amministrazioni sostengono quotidianamente per riparare tutta questa sensoristica che fornisce informazioni alla mobilità e al traffico. Ecco, noi entriamo nel mondo appunto di gestire queste informazioni in maniera open. SafetyGo è un sistema appunto che abbiamo ideato, che svolge il compito di attuare la priorità semaforica a favore dei mezzi pubblici, ma non solo. Immaginate di avere una priorità semaforica per i mezzi di soccorso, per i mezzi autorizzati in base a un'app e ai dispositivi mobili. Addirittura, essendo che noi lavoriamo comunque come azienda anche all'estero e avendo fatto tutta una serie di esperienze all'estero, queste sono app che vengono messe a disposizione anche dei VIP, quindi delle persone importanti che magari per una manifestazione pubblica devono poter accedere su certe aree in maniera rapida o uscire in maniera altrettanto rapida. Sono app che in alcuni casi ci è stato chiesto di mettere a disposizione del cittadino, quindi immaginate la possibilità di poter interagire con un'app, di fare una richiesta e di essere autorizzati se magari, non so, la moglie è incinta e devo portarla rapidamente all'ospedale, quindi di poter una tantum appoggiare a questa funzionalità qui per avere il via libera ai semafori e poter arrivare in sicurezza all'ospedale. E l'app si prefigge appunto l'obiettivo di attivare tramite uno smartphone o un tablet dotato di GPS e localizzando appunto la persona, di tramite la piattaforma Cloud Server acquisire la richiesta comunicando al regolatore che su strada permette di fornire il via libera, bloccando le altre intersezioni veicolari. Qua vediamo appunto l'app, il dispositivo installato nel mezzo, una volta attivato appunto che mi genera la famosa onda verde del semaforo. Ecco, la stessa app noi la impieghiamo, ahimè, all'estero, dove magari queste cose sono all'ordine del giorno. Basti pensare posti tipo Romagna, dove insomma abbiamo presenza di biciclette maggiore rispetto alla popolazione del paese stesso. Ecco, questi dati dovrebbero farci ragionare per far capire come nei paesi nordici nei quali noi lavoriamo abitualmente l'attenzione dedicata appunto a questa tipologia di sistemi è maggiore. Ecco, noi quello che ci prefiggiamo e che vorremmo fare è portare questo tipo di tecnologie al servizio della nostra città in primis, ma anche di tutta la nostra nazione. Di cosa si occupa questa app? I ciclisti con l'app SafetyGo Bike attivano la funzionalità
città vengono rilevati dall'impianto semaforico e verrà concesso loro il via libera per evitare lunghe attese del traffico, specie se consideriamo magari in giornate di pioggia. Quindi qua si fa proprio su un cambio di proprio metodologico, cioè la priorità viene data al ciclista, quindi è una cosa di formamenti che deve cambiare proprio nel nostro paese. L'app attiva permette di rilevare i flussi delle biciclette nelle tratte più utilizzate e nelle fasce orarie con maggiori flussi orari. Tenete conto che tutti questi dati che poi la piattaforma acquisisce e mette a disposizione di utenze diverse, però per noi sono fondamentali per quello che riguarda la regolazione appunto dei sistemi. Se io so che nelle fasi della giornata ho in determinati orari un flusso di biciclette maggiore su quell'impianto semaforico, ecco che oltre che avere un'analisi predittiva posso intervenire e regolare magari la ciclica dell'impianto in modalità dinamica e quindi essere reattivo a quello che sono i cambiamenti notevoli del traffico. E volevo chiudere solo con l'ultimo progetto velocemente, poi lungo oltre. Nasce dall'idea di Mario Martini, che è il presidente della sezione di richieste dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti. Questo è un progetto, a mio avviso, di cui le città dovrebbero dotarsi. Il progetto Rete Smart è innovativo, non è soltanto un bastone con una luce per rendere visibile il pedone nelle condizioni magari notturne di scarsa visibilità, ma integra il Rete Smart Voce. All'interno del bastone abbiamo un dispositivo elettronico intelligente che comunica con dei radiofari che vengono posizionati nell'impianto semaforico e questi radiofari, vediamo se riesco a arrivare alla slide successiva, questi radiofari permettono al non vedente di avere una retroazione dell'impianto semaforico, quindi di localizzare quello che è il dispositivo di prenotazione della chiamata pedonale, di localizzare quello che è l'audio guida che gli permette di attraversare in piena sicurezza l'impianto, di interagire con l'impianto stesso, cioè mentre prima eravamo nella condizione di avere dei dispositivi installati sugli impianti stand alone che non comunicavano, questi danno una retroazione all'utente del bastone, è in grado di parlare, di comunicare al non vedente, di dirgli che strada sta attraversando, perché mettiamoci che loro parli, l'impianto dotato di audio guida. Se devo attraversare una strada piuttosto che un'altra, andare a capire qual è il parco da me interessato non è semplice. Ecco che il sistema interagisce dando dei beep sonori e poi il bastone parla proprio in diretta. E lì ci sono due link, adesso il tempo a mia disposizione è finito, però magari se volete vi invito ad andare a visionarli. Viene presentato proprio il sistema è già in utilizzo a Trieste, dove è la prima città dove stato sperimentato e domani io sarò a Mantova, dove è la seconda città che sta manifestando interesse per questo sistema. Il tutto centralizzato a livello di piattaforma T-Max ci permette di capire anche le modalità di spostamento di queste persone e pensate alla potenza del sistema di poter creare dei piani semaforici a completa sicurezza delle utenze dei voli, quindi avere un green time dedicato esclusivamente a loro, sapendo nell'arco della giornata quando passano, quante volte passano e il momento preciso in cui passano. In quel momento l'impianto può fare qualcosa a loro esigenza e su loro richiesta, è cosa che a mio avviso non è trascurabile. Vi ringrazio per l'attenzione. No, grazie davvero, perché è stato interessantissimo in tutti i sensi e tanti spunti di riflessione, tantissimi. Una domanda, i costi l'ente smart piuttosto che per un cittadino che ha bisogno di questo tipo di credo che sia una domanda che molti si fanno e complimenti anche per il progetto, per l'etica e per l'attenzione vera a, diciamo, a delle problematiche importanti. Intanto questa domanda.
il servizio al cittadino ricade su quello che solitamente sono dei plus che le amministrazioni danno all'interno dei contratti di service legati alla mobilità, alla pianificazione semaforica. Dovete pensare che in queste amministrazioni che citavo prima comunque noi abbiamo dei contratti di gestione, quindi all'interno di quelli riusciamo a far ricadere questo tipo di attività. Poi tante volte, ripeto, l'infrastruttura è già esistente, quindi dobbiamo solo integrare questi radiofari e tra l'altro radiofari che comunicano con il sistema LoRa, un sistema molto innovativo, che non ha nessun costo di gestione per l'ente, questa è un'altra cosa molto importante, perché integrano il principio dell'IoT e quindi sono sistemi che a livello di infrastruttura non costano all'amministrazione, sono le stesse bande radio insomma, che utilizza la telefonia cellulare. Siamo